Ben trovati. Stamattina tantissimi, oh, quasi non entriamo in uno schermo grande. Allora, appuntamento del giovedì alle 8:30 con la ginnastica BIOS, che significa sì, il tradotto in italiano, sì, il supereroe di te stesso, mi raccomando, quindi be your own superhero. Allora, partiamo con la respirazione che ci aiuta innanzitutto a percepire un pochino di più il nostro corpo, a renderlo un pochino più disteso, più rilassato. Per fare la lezione, ragazzi, abbiamo bisogno di una sedia comoda e possibilmente senza braccioli, in modo tale da avere massima libertà delle braccia. Allora, il sederino ben poggiato sul sedile della sedia, la schiena ben poggiata sullo schienale della sedia, i piedi poggiati a terra con le gambe larghezza delle spalle o leggermente più larghe, l'alluce, il mignolo, il tallone del piede destro e del piede sinistro, cerchiamo di mantenerli premuti un pochino verso il pavimento, le braccia le manteniamo lungo i fianchi, con le spalle rilassate e le scapole che cerchiamo di avvicinarle un pochino di più al nostro sederino, come se le volessimo infilare nelle tasche posteriori dei pantaloni. In questo modo che succede? Le nostre spalle si allontanano dalle orecchie. Dalla parte del petto cerchiamo di mantenere le spalle lontane tra loro, sentendo le clavicole più distese e più lunghe. Manteniamo le orecchie lontane dalle spalle, quindi il nostro capo viene sospinto verso il soffitto. Sulla stessa linea della colonna, ok? Andiamo a disporre il naso, il mento, lo sterno, l'ombelico e il pube. In questo modo saremo allineati e il più possibile simmetrici. Cerchiamo di rilassare la fronte, le palpebre, le labbra, manteniamo la gola rilassata e la lingua morbida. Da qua, inspiro nel naso e fuori l'aria dalla gola, come se volessimo appannare uno specchio davanti al nostro viso. Le labbra sono socchiuse, a forma di A, però socchiuse, e l'aria esce fuori direttamente dalla nostra gola. Quindi inspiro nel naso e fuori l'aria dalla gola, aria calda esce dalla nostra gola. E ancora inspiro nel naso e fuori l'aria dalla gola. Ok, ora andiamo ad inspirare per 4 secondi, quindi diamo una tempistica. Inspiro nel naso 4 secondi circa, quindi conto mentalmente da 1001 a 1004. Poi mantengo l'aria dentro in apnea inspiratoria per altri 4 secondi e poi lentamente fuori l'aria dalla gola per circa 6-8 secondi, quindi conterò mentalmente da 1001 fino a 1006 o addirittura fino a 1008. Ok? E quando espiriamo, invece che tirare fuori l'aria tutto e subito, così, gestiamo l'espirazione, quindi un filo d'aria esce dalla nostra gola. E ancora, inspiro nel naso, mantengo l'aria dentro 4 secondi e poi fuori l'aria dalla gola per 6-8 secondi. E ancora una volta, inspiro nel naso, mantengo e fuori. Molto bene. Ora scomponiamo la respirazione, mi metto di profilo anche se il riflesso è un po' troppo. Ok, vediamo se così va un pochino meglio. E andiamo a fare la respirazione di pancia.
Quindi appoggiamo le mani sulla nostra pancia. Se abbiamo gli elastici dei pantaloni che stringono la pancia, li abbassiamo e li posizioniamo sulle ossa del bacino, sulle creste iliache, in modo tale che la nostra pancia possa muoversi liberamente. Rilassiamo il più possibile i muscoli della nostra pancia, ok? E da qua che cosa faccio? Innanzitutto immagino la pancia come un palloncino che si deve riempire e svuotare. Quindi quando inspiro nel naso, gonfio, vado a riempire la nostra pancia e immagino questo palloncino che si gonfia. E soprattutto con le mani che sono appoggiate sulla pelle della pancia, sento il palloncino che si gonfia. Mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola ed espiro, il palloncino si sgonfia e l'ombelico cerca di andare dietro verso lo schienale della sedia. E di nuovo prendo l'aria nella pancia, sentendo la pelle della pancia tendersi perché il palloncino si sta gonfiando. Mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola e la pancia si svuota. Svuotandosi si scava, cambia forma, diventa concava come un cucchiaio e l'ombelico sta cercando di attaccarsi allo schienale della sedia. Ora, una cosa fondamentale quando inspiriamo con la pancia è il rilassamento del pavimento pelvico, cioè quando inspiro e porto l'aria verso la pancia, rilasso il pavimento pelvico. In che modo? Rilassando ano e organi genitali, avendo così la sensazione che anche la vescica si gonfi insieme alla pancia. Quindi inspiro rilassando il pavimento pelvico, mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola, la pancia si svuota, si scava, l'ombelico sta cercando di attaccarsi allo schienale della sedia e alla fine dell'espirazione provo ad attivare il pavimento pelvico stringendo delicatamente l'ano e trattenendo la pipì. Ok? Questo solo alla fine. Quindi nuovamente inspiro, rilasso il pavimento pelvico e porto l'aria nella pancia e sento pancia e vescica come se fossero piene. Mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola e la pancia si svuota, si scava. L'ombelico cerca di andare ad attaccarsi allo schienale della sedia e attivo il pavimento pelvico stringendo un pochino l'ano e trattenendo la pipì. Molto bene. Ora appoggiamo le mani di lato alle nostre costole e andiamo a fare la respirazione costale. Le costole faranno questo, come le dita delle mie mani, guardate, inspiro e espiro. Tra le dita c'è lo sterno, ok? Quindi inspiro e immaginando che improvvisamente la nostra maglietta diventi stretta sotto le ascelle e a noi ci dà fastidio questo, con l'aria andiamo ad allargare la maglietta portando l'aria proprio sotto le ascelle e sentiamo il nostro torace che si allarga. Mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola e facciamo scivolare mentre espiriamo le costole verso il bacino, come se le volessimo infilare dentro un imbuto. Sentiremo il nostro torace restringersi e avvicinarsi, compattarsi con il bacino. Quindi inspiro verso le ascelle, sentiamo il torace che si allarga, la schiena che diventa più larga, le costole che spingono verso l'esterno, mantengo e poi lentamente fuori l'aria dalla gola e le costole si avvicinano tra loro e scivolano verso il bacino. E sentite dietro la schiena, se siete poggiati sullo schienale,
che si appoggia ancora di più sullo schienale della sedia. E ancora, prendo l'aria verso le ascelle, mantengo e giù fuori l'aria. E ancora una volta, prendo l'aria verso le ascelle, mantengo e giù fuori l'aria. Ok? Adesso andiamo a fare la respirazione sternale e lo sterno farà questo, ok? Cioè solleciteremo il movimento dello sterno, quindi cercheremo di portare l'aria, di veicolare l'aria più verso gli apici dei nostri polmoni, quindi in direzione delle spalle, per farvi capire. Per fare questo tipo di respirazione abbiamo bisogno di mantenere l'ombelico leggermente premuto verso lo schienale della sedia. Manteniamo sempre la gola rilassata e la lingua morbida, ma soprattutto la gola rilassata durante l'inaspirazione. Una mano la andiamo a appoggiare sopra il petto col pollice che si appoggia sullo sterno. L'altra mano la appoggiamo sull'ombelico per controllare i movimenti della pancia. L'ombelico lo manterremo sempre leggermente premuto verso lo schienale della sedia. Mentre inspiro, porto l'aria tra le scapole, dietro la nostra schiena, e sentiremo il petto gonfiarsi e lo sterno sale un pochino verso il naso. Mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola, come se volessimo fare un sospiro di sollievo. Rilasso la gola, rilasso il petto, lo sterno si abbassa e scivola verso il pube. E di nuovo inspiro portando l'aria tra le scapole. Mantengo l'aria dentro, sento lo sterno che si è avvicinato un pochino al naso e fuori l'aria, rilasso la gola, rilasso il petto. Mentre espiro, lo sterno si abbassa e scivola verso il pube. E ancora una volta, inspiro tra le scapole. Mantengo e fuori. Prendo e fuori. E ancora una volta prendo e fuori. Molto bene. Ora facciamo la respirazione completa. La respirazione completa è l'unione delle tre respirazioni che abbiamo appena fatto e in ordine sequenziale andiamo a riempire la pancia, la zona tra le scapole, sotto le ascelle e continueremo ad inspirare fino a che non avremo la sensazione che l'aria sia arrivata in cima al nostro capo. Quindi il pavimento pelvico durante l'inaspirazione va rilassato, tenendo l'ombelico leggermente premuto verso lo schienale della sedia. Da qui, braccia lungo i fianchi, inspiro dalla pancia, tra le scapole, sotto le ascelle, fino a che non ho la sensazione che l'aria sia arrivata in cima al nostro capo. Mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola, rilasso il petto e lo sterno scivola verso il pube, le costole verso il bacino, la pancia si scava, si svuota con l'ombelico che viene leggermente risucchiato verso la nuca, come se volessimo allacciare la zip di un paio di pantaloni stretti in vita. E nuovamente inspiro, rilasciando il pavimento pelvico, porto l'aria dalla pancia, tra le scapole, sotto le ascelle, su fino in cima al capo. Vi ricordo che per far arrivare bene l'aria fino in cima al nostro capo, ovviamente è una sensazione, dobbiamo sorridere leggermente con gli occhi e con la fronte. Mantengo l'aria dentro
E poi fuori l'aria, rilasso la gola, rilasso il petto, lo sterno scivola verso il pube, le costole verso il bacino, la pancia si scava, si svuota, l'ombelico leggermente risucchiato verso la nuca, mentre attivo il pavimento pelvico, stringendo delicatamente l'ano e trattenendo la pipì. Ora, continuiamo e vi do un'immagine, okay, che potete utilizzare con la vostra mente, mentre inspiriamo. Le costole dalle ultime verso le prime sorridono, così come le nostre clavicole che sorridono, le labbra, gli occhi, la fronte. Sorridono significa proprio immaginare la bocca dello smile, della faccettina che sorride, così le nostre costole, le nostre clavicole, le nostre labbra, i nostri occhi, la nostra fronte. E giù fuori l'aria, rilasso la gola, rilasso il petto, lo sterno scivola verso il pube, le costole verso il bacino, la pancia si scava, si svuota, l'ombelico leggermente risucchiato verso la nuca, attivando il pavimento pelvico. Ultima volta. Inspiro e le costole dalle ultime verso le prime sorridono, così le clavicole, le labbra, gli occhi. La fronte. Mantengo l'aria dentro e giù fuori l'aria, rilasso la gola, rilasso il petto e lo sterno scivola verso il pube, le costole verso il bacino, la pancia si svuota, si scava, l'ombelico cerca di andare verso la nuca, attivo il pavimento pelvico stringendo un pochino l'ano, trattenendo la pipì. Perfetto, bravissimo. Ok. Allora, ci facciamo i nostri esercizi di mobilità. Quindi, partiamo con il gatto e il cammello. Cat, camel. Ci spostiamo, se possiamo, con la schiena un pochino, ci stacchiamo dallo schienale, altrimenti facciamo perno, facciamo leva contro lo schienale della sedia. Questo dipende da voi. Manteniamo le mani poggiate sulle ginocchia e da qua, inspirando, vado a fare quello che si chiama il gatto, quindi le scapole vanno indietro, l'osso sacro va indietro, mentre lo sterno va in avanti e la nostra colonna tende a estendersi, cioè diventa una C, ok? E poi fuori l'aria, cambio la curvatura della colonna. Il pube verso il naso, lo sguardo verso l'ombelico e la colonna diventa rotonda, quindi la C con la gobba verso dietro. E di nuovo inspiro, gatto. E fuori l'aria, cammello. E prendo. E fuori. 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 Prendo e fuori. Prendo e fuori. Prendo. Fuori. Prendo. E fuori. Molto bene. E da qui continuiamo con questo movimento, ma lo completiamo andando a distendere anche la gamba, ok? Alternando gamba destra e gamba sinistra. Quindi vado su con le braccia, inspiro, sguardo verso il soffitto e poi giù, la gamba destra scivola in avanti, sguardo verso l'ombelico e con le mani vado a toccare la punta del piede destro. Torno su, prendo l'aria e cambio fuori l'aria.
Fletto il busto in avanti, la gamba sinistra scivola in avanti e con le mani vado a toccare la punta del piede sinistro. Su, prendo l'aria. E giù, fuori l'aria. Su, prendo l'aria. E giù, fuori l'aria. Su, prendo. E giù, fuori. 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 E su, prendo. E giù, fuori. Su, prendo. E giù, fuori. Su, prendo. Giù, fuori. Su, prendo. Giù, fuori. Su, prendo. Giù, fuori. Su, prendo. E giù, fuori. Torno su. E giù. Bene. Ora, da qua, allarghiamo un pochino di più le nostre gambe. E andiamo a flettere lateralmente la nostra colonna, ok? Quindi immaginate un arco verso destra e poi verso sinistra. Quindi da qua, inspiro, espirando, fletto verso sinistra, con la mano sinistra afferro il polso destro e lo tiro verso sinistra. Torno giù, prendo l'aria. E cambio fuori l'aria. Torno giù, prendo l'aria. E cambio fuori l'aria. Giù, prendo l'aria. E cambio fuori l'aria. Prendo. E fuori. Prendo. E fuori. Prendo. E fuori, prendo, 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 e fuori, prendo. E fuori, prendo, e fuori. Ok, molto bene. E da qui andiamo a fare movimenti in rotazione. Quindi, bacino, fermo, fermo. La parte che ruota è dal bacino in su, quindi bacino fermo, la colonna ruota, le spalle ruotano, il capo ruota, ok? Di conseguenza, inspiro, espirando, con la mano destra mi appoggio esternamente il ginocchio sinistro che mi aiuta a spingere per ruotare indietro. Torno al centro, prendo l'aria e cambio, con la mano sinistra mi appoggio esternamente il ginocchio destro e ruoto verso destra. E prendo e fuori. Prendo. E fuori, prendo, fuori, prendo, e fuori, prendo, e fuori, prendo, e fuori, prendo, e fuori, prendo. E fuori, prendo, e fuori, prendo, e fuori, prendo, fuori, prendo, fuori, prendo, fuori, prendo.
e fuori. Molto bene. E da qui andiamo a fare questo movimento. Allora, e cambio ogni volta, ok? Quindi prendo l'aria e fuori l'aria. Che cosa devo fare? Con il braccio destro spingo verso avanti, mentre il sinistro blocca la spinta del braccio destro in avanti. Ok? Sento tirare la spalla destra. Uno, cambio. E due, cambio. E tre, cambio. E quattro, cambio. E cinque, cambio. E sei, cambio. E sette, cambio. E otto, cambio. E nove, cambio. E dieci, e ancora. Uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei, e sette, e otto, e nove, e dieci. Benissimo. Ed ora ricominciamo tutto quanto da capo, un secondo giro. Quindi gatto, cammello, mani sulle ginocchia e parto con il cammello, con il gatto. Inspiro, espiro, e tre, e quattro, e cinque, e sei, sette, otto, nove, dieci, e uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei, e sette, otto, nove e dieci. Molto bene. E adesso completo con braccia e gambe. Quindi inspiro e fuori l'aria, stendo la gamba destra e vado giù a toccare la punta del piede destro. Su, prendo l'aria e cambio. Due, su, e tre, su, e quattro, su, e cinque, su, e sei, su, e sette, su, e otto, su, e nove, su, e dieci, e ancora uno, e giù, due, e giù, tre, e giù, quattro, e giù, cinque, e giù, sei, e giù, sette, e giù, otto, e giù, nove, e giù, dieci, e giù. Molto bene. E da qua fletto lateralmente. Quindi allargo un pochino di più le gambe e inspiro e fuori. Uno, giù, e due, giù, e tre,
giù e 4, giù e 5, giù e 6, giù e 7, giù e 8, giù prendo l'aria e fuori l'aria 9, giù prendo l'aria e su e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molto bene. E ora andiamo a fare le rotazioni, le torsioni da qua. Inspiro, espirando, mano destra che si appoggia esternamente il ginocchio sinistro e ruoto e guardo verso sinistra, dietro. Prendo e fuori, cambio. Prendo e fuori. Prendo, 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 fuori. E ancora. Prendo, fuori. 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 Prendo, fuori, prendo, fuori, prendo, fuori. Ok, ci siamo? E adesso andiamo a fare l'ultimo esercizio e 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ah, molto bene. Ci siamo, ragazzi? Adesso lavoriamo un pochino con le nostre gambe. Quindi appoggiamo lo schienale, la schiena allo schienale della sedia. Afferriamo con le mani il sedile della sedia da sotto, così da garantire una seduta bella salda. E da qui, la prima cosa che vado a fare è sollevo la gamba destra e poi la gamba sinistra. Espiro sollevando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altri 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, molto bene. E da qui invece vado a distendere gamba destra e poi gamba sinistra, alternate, ok? Quando distendiamo cerchiamo di mantenere il piede a punta invece che a martello, quindi con la punta verso, rivolta verso avanti. Allora, espiro quando distendo e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, molto bene. Piccolo recupero. E da qui che cosa andiamo a fare? Andiamo, immaginate che la porta di casa sia bloccata, ok? E l'unico modo per aprirla è dargli un calcetto. Quindi quello che andiamo a fare è l'unione degli ultimi due esercizi, cioè degli esercizi che abbiamo appena fatto per le gambe. Sollevo, estendo, ok? Quindi sollevo, estendo. E l'enfasi è nella spinta in avanti con la pianta del piede, ok? Quindi fuori l'aria e fuori l'aria. E 3, sollevo il ginocchio, estendo avanti. E 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10. Ancora 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10 e ancora 10, 10 e 9 e 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 2 e 1. Ah, ci siamo? Benissimo. Allora, proviamo a fare una cosa a cavallo e giù, a cavallo e giù. Uno, Luca, secondo me è più comoda la panca. Allora, siamo pronti? E uno e giù, due e giù, tre e giù, quattro e giù, a cavallo e giù. E giù, a cavallo e giù.
E ancora. Uno, due, tre, e quattro, e cinque, e sei, e sette, e otto, e nove, e dieci, ancora dieci, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ah, molto bene, ci siamo? Adesso da qui vado, passiamo un attimo le braccia, i piedi ben poggiati a terra e spingo e spingo, spingo e spingo con una rotazione del tronco, una volta col sinistro, una volta col destro, e spingo. L'enfasi è nella spinta verso avanti. Ricordatevi sempre, è come se aveste dell'acqua contro la mano, state in una piscina, toccate con i piedi per terra, quindi tutto è a posto, e spingo l'acqua avanti, e devo fare l'onda, e spingo, dai, spingo, 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 fuori l'aria ogni volta che spingo, e spingo, e spingo, e fuori, e uno, e due, e tre, e quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, e ancora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, e dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, e adesso sullo stesso schema delle braccia aggiungo la gamba opposta e cerco di toccare con la mano la punta del piede opposto, quindi c'è una rotazione un pochino più ampia. Dai, uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei, e sette, e otto, e nove, e dieci, e ancora uno, spingo, due, e tre, e quattro, e cinque, e sei, e sette, e otto, e nove, dai, mancano dieci, e dieci, e nove, e otto, e sette, e sei, e cinque, e quattro, e tre, e due, e uno. Bravi, molto bene, ci siamo? Adesso vado a spingere verso l'alto, alternato sempre, quindi il palmo della mano è come se volesse sostenere il soffitto e spingerlo ancora più in alto. Siamo pronti? I gomiti, lasciamo le spalle rilassate quando i gomiti stanno giù e poi attivo la spalla, spingo su, ritorno giù, rilassato. Chiaro? 3, 2, 1, vai! E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, guardiamo un pochino il soffitto, guardiamo dove va la mano, dai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con lo sguardo seguo la mano, 10, dai ancora, 1, 2, 3, non rimango sempre su con lo sguardo, eh? Lo sguardo segue la mano.
Quindi quando la mano scende, anche lo sguardo scende. Dai, ancora. Su, 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 e 4, e 3, e 2, e 1, e giù. Molto bene. Ci siamo? Da qua, con le braccia distese, vado a spingere verso dietro, facendo anche una leggera rotazione col tronco. Quindi 1, 2, 3, alternato, 4, e con lo sguardo, con la coda dell'occhio, guardo la mano che va dietro. Su, 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 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Molto bene. Ci siamo? Perfetto. E da qua invece andiamo a simulare il volo, le ali di un gabbiano, stavolta alternato, invece che insieme, un braccio e poi l'altro. Sguardo verso la mano che sale e sguardo verso la mano che scende, ok? E giù. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molto bene. E da qua proviamo a fare questo. Un braccio su, un braccio giù e inverto. 1, 2 simultaneamente. 3, 4, 5, 6, 7. Come se le braccia fossero legate tra loro. 8, 9, 10, 1. Insieme, 2. Bravi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, molto bene. Ci siamo? Adesso facciamo questo. Allora, come se facessimo una sorta di rana in acqua, stendo e mi allungo un pochino e ritorno indietro, recupero. E 1, e 2, e 3,
e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10 e ancora 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10. Ah, e giù. Morbidi con le spalle che bruciano un pochino. Facciamo delle circonduzioni. Ok, quindi disegno dei cerchi con le spalle. Spalla avanti, spalla in alto, spalla indietro, spalla in basso. Avanti, in alto, indietro, in basso. Avanti, alto, dietro, basso. Avanti, alto, dietro, basso. Avanti, alto, dietro, basso. Avanti, alto, dietro, basso. E cambio verso. Spalla indietro, spalla in alto, spalla avanti, spalla in basso. Dietro, alto, avanti, 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 basso. Mano sinistra, afferro il capo lateralmente a destra e vado a flettere verso sinistra. Con la mano destra cerco di andare verso il pavimento. Respiriamo. Ora, rimanendo in questa posizione, non faccio altro che ruotare il capo e portare il mento verso la spalla sinistra. Lo sguardo in basso a sinistra. Torno lentamente al centro, giù il braccio sinistro, con la mano destra mi appoggio sulla parte esterna del capo di sinistra e fletto il capo verso destra. Con la mano sinistra cerco di toccare il pavimento. Ruoto lo sguardo in basso a destra, il mento va verso la spalla destra. Torno al centro e da qua con il mento disegno il profilo anteriore della maglietta, inspiro, espirando vado da destra verso sinistra, inspiro, espirando vado da sinistra verso destra. Prendo e fuori, prendo
e fuori, prendo, e fuori, prendo, e fuori, prendo, 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 e stop. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi. Dove siete? Non vi siete?